E siamo, buona domenica a tutti, ai vostri messaggi interpretati dal direttore irresponsabile, ma diciamo così simpatico, così. Senti, se parte o se sta qui tutta la mattina, su, che è domenica. Ferraro, che deve essere il marito della Ferrari, dice: la Toyota sarà la macchina dell'idiota, ma a me sembrano macchine parecchio billine. Caro direttore, fatene dare una nuova, così ci porti un po' in giro a tutti. Vorrei chiarire, ma non è che a me me le regalano, me le danno le macchine, io le compro, no, tanto per intendersi. Silvia invece: tempi moderni, non ci sono più croci né cristiani che porta alla croce, sono tempi di morta fede e di impietà trionfante. È proprio vero, cara Silvia. Dario Sumé e Carlo Brandini dice: condivido pienamente il concetto espresso al minuto 4:52. Grandi, ora io non me lo ricordo. Qualche sciocchezza, adesso. No, no, ma mi sa che davo dei figli di Troia a qualcuno. Alessio, sulle auto elettriche ad Arezzo, dice: ma soprattutto chi e con che criterio vi potrà accedere alle auto elettriche? Perché se fa la fine delle bici a pedalata assistita poste nei punti strategici della città come i parcheggi, mi sembra solo un modo di dar lavoro alla solita cooperativa a spese di tutta la comunità. E tutti i torti non ce li hai. Remo, questione di qui in mezzo non c'è. Saper fare qualcosa, niente, lo salto. Botolo, gliene darebbe io le automobili elettriche. Digni al Fanfani che me noleggi sto cazzo e che pure me la ricarichi. Roberta, le auto elettriche che faranno la fine dei mini pullman non le userà nessuno. Ombrello, cioè Walter, si chiama Ombrello di cognome. Boh, le macchine elettriche, quando si ricarichino, che se le attaccasse al C, puntini puntini, sto fanfarone. Roberta, aiuto, auto d'elettricità. Ma mi chiedo, un cervello elettrico per sto sindaco, un l'hanno inventato ancora? E il problema, dopo va in cortocircuito, capito? Altro che auto elettriche, dice Massimo, non gli rimane che l'elettroshock, vedi? L'elettroshock è per ripigliarsi, per i cervelli del Macri e il Dringoli ci vuole il nucleare per riaccendergli un neurone. Carmen su Jacopino dice: indimenticabile, così come Zorro affronta la Fava, che è la nostra associazione, siete stati grandiosi. Botolo, a proposito della famosa Fava, perché o me la leccate tutti e specialmente la Manola? Pensavo la Rita. Alla Era sul filmato. Ah, giusto, giusto. Potrebbe essere un'idea, pensato anch'io. Dario, è un bel casino rivolto alla rassegna stampa sui Marò, mia. È un bel casino, in nome della diplomazia rimangono lì e forse il problema è che qualsiasi cosa venga fatta contro il loro consenso, loro nel senso degli indiani, verrebbe letta da loro come una dichiarazione di guerra e i nostri diplomatici non vogliono dichiarare guerra a nessuno. Non saprei spiegarmi altrimenti l'attuale stallo. Io una soluzione, Dario, ce l'avrei, ma poi scatta l'apologia di reato e Dai quindi è avanti bene che allora. non ve la dica. Walter dice: Franceschi, sei tremendo, Leo, ma che dico? Quattrimendo. Botolo, un zezzita, È intenabile. ma che vu parla de memoria? Era il giorno della Al memoria. giorno della memoria. Se un ce fosse la Rita, un tacco del resto in cazzo. Grande. Questa è vera. Mara e Nino Scaloia, pover'uomo davvero, infamato perché gli hanno regalato una casa, che poi tra l'altro gli hanno anche dato l'incombenza dei bagagli Limu. No, io mi auguro, se sono stati educati, gliel'abbiano data con Limu assolta. Zorro o Franceschi, sbaglio io o d'elettronica non ci capisci niente? No, no, non ci capisco niente. Ah, forse per lo store delle istruzioni per l'USA. Nadia, il Franceschi è Apple.
Sì, era istruzione per lui. Non è che ti entusiasmi tanto questa puntata, eccezione fatta per il gentil sesso, perché che facevo? È passata una nel filmato che ti piaceva. Nadia, il sorcone Leo va considerato The Sork One. Dario, la signora che vi copre nell'intervista a Valentina, o che si bercia così alle signore, a quella che stava davanti, eh. Luciana, piccioni viaggiatori o Apple, ancora riguardo istruzioni per l'USA, attento piccione viaggiatore, mettiti a dieta come me, la pancetta sta crescendo. La pancetta. Ma in quel filmato. Ma che dici, è vero? Sì. E dillo, Rita, era un po' sbracato. Con le bretelle. Maiala impestata. Buona domenica. E dille. C'è un'altra pagina. Ma c'è un'altra pagina. Muoviti. Massimo, Montecitorio, ieri il governo ha svenduto la possibilità di poter tornare alla sovranità monetaria, il PD l'ha salvato come sempre, il Monte dei Paschi ha salvato come sempre il Monte dei Paschi di Siena, una pagina vergognosa, Massimo, tutti i giorni a casa, ma te ancora ti scandalizzi? Mattia, risponde a Massimo, sono dei luridi bastardi, la Boldrini la prima, compagni da sempre, culo e camicia del Bilderberg, quelli delle banche, insomma, Botolo, in finale, la vuoi sapere la verità? Oh, finalmente, te lo dico con tutta franchezza che io a Rubi, minorenne o no, una botta gliene darebbe volentieri io Rospo, ecco, una volta che ci ha risparmiato la trombata ci ha messo lì Rospo di contorno. Buona domenica senza pancia. E mangia poco oggi. Quello sarà un problema.